Per i membri del Kajtsalit Estone, l'identità nazionale è una cosa seria. Lo sa bene Ivar, che alle primissime luci dell'alba carica in auto fucili, bussole, mappe, binocoli, tappetini, barbecue e tutto quel che servirà per l'allestimento del campo d'addestramento. La cava di Aidu non è lontana. Questo weekend tocca ai membri della sezione di Luganus organizzare l'evento. Lentamente il campo inizia a popolarsi e nonostante tutti siano in divisa militare, il clima non è rigido e austero, ma al contrario, i volti dei partecipanti sono distesi. Tutti sono felici di partecipare a questo evento a metà fra addestramento militare e competizione sportiva. Dopo aver ricevuto le indicazioni di Ivar, inizia la competizione. I partecipanti, divisi in squadre di 3 membri, si apprestano ad affrontare prove di orientamento e di primo soccorso, ad individuare con il binocolo oggetti militari nascosti nella natura, a superare percorsi impervi nei boschi e con il gommone nei fiumi, e si esercitano con fucili e nel montaggio di mitragliatrici. Durante gli addestramenti nessuno resta inoperativo. Così, mentre gli anziani gestiscono sicurezza, le donne che non vogliono usare le armi si occupano della ristorazione. Anche i più giovani vengono coinvolti nelle prove di sopravvivenza e orientamento e possono cimentarsi nei loro primi percorsi. Alla fine della giornata, tutti i partecipanti, stanchi ma appagati, vengono premiati. È chiaro dunque che nonostante si tratti di esercitazioni di tipo militare, i veri scopi della giornata sono rafforzare lo spirito di gruppo e il senso d'appartenenza all'identità nazionale. È anche vero però che i più bravi, in occasione del Kevadtor, avranno l'onore di prendere parte alle manovre congiunte dell'esercito regolare estone e delle forze armate di altri paesi NATO.